il socialismo reale o realizzato hanno, uno è crollato e l'altro è incapace di rispondere alle esigenze moderne della globalizzazione. Quindi questo, parliamo della socialdemocrazia, l'altro è crollato per implosione del sistema basato sulla non libertà e su una dittatura anche feroce, non solo contro gli avversari esterni ma anche contro il suo popolo. Quindi adesso mandiamo una musica, ancora un po' di musica, e questa sera la nostra scaletta prevede veramente stili e sonorità tra le più varie, e adesso ascoltiamo uno dei più importanti musicisti algerini del secolo scorso, Lili Bonish, attivo dagli anni 50 agli anni 90, e apparteneva a una delle più antiche comunità ebraiche al mondo, appunto quella di Algeri, e pertanto nella sua musica c'è un particolare intreccio tra vocalità arabe e musica yiddish. Ascoltiamolo in Tesfar e Lacha. Prima di dare la parola ad Annita per la critica del film che abbiamo visto, vorrei sottolineare che questa canzone appunto è una canzone yiddish, diciamo di un autore di origine ebraica, seppure algerino, e vorrei ricordare che proprio in questi giorni, nel 1943, il 16 di ottobre del 1943, c'è stata la deportazione degli ebrei del ghetto, e io ho avuto modo di scrivere una nota
su un post su Facebook dicendo che sì, questo era frutto della barbarie e della violenza nazista, ma anche era il frutto delle leggi razziali del 38, perché quegli elenchi erano stati stilati dal regime fascista e i tedeschi non hanno fatto nessuna fatica a rastrellare tutti gli ebrei romani, quindi di oltre 1000 persone sono ritornati, credo, in 17. Sì, 16-17. Sì. Quindi, di nuovo, dopo l'altra trasmissione in cui abbiamo parlato delle leggi razziali, volevamo ricordare questa data e, come dire, questo quando ero in servizio lo facevamo sempre, come ferrovieri andavo alla stazione di Burtina, da dove partivano per celebrare insieme alle associazioni partigiane dei deportati e dei morti delle fosse ardeatine, per celebrare appunto la deportazione degli ebrei, partiti con i vagoni, con i carri merci, anzi, dalla stazione di Burtina diretti ad Auschwitz. Bene, allora procediamo con queste piccole recensioni sui film che vediamo. E tra i film in programmazione nelle sale abbiamo scelto di parlare questa sera di un bel film, The Wife, del regista svedese Björn Runge. La storia parte dal 1992, quando nella propria casa nel Connecticut, Joe Castleman e sua moglie Joan vengono svegliati all'alba da una telefonata che in realtà attendevano trepidanti e che speravano finalmente arrivasse. Joe Castleman è un famoso scrittore acclamato per le sue numerose e interessanti opere letterarie, e la telefonata gli dà la notizia che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La cerimonia si terrà a Stoccolma, dove Joe infatti si reca con la moglie e il figlio David. David tra l'altro sta muovendo i suoi primi passi nello stesso campo del padre, la letteratura, la scrittura. Il rapporto tra padre e figlio è molto teso perché, come accade molto spesso con padri di successo, comunque di forte personalità, il figlio non si sente apprezzato, meglio, si sente proprio inadeguato. Durante il viaggio e poi la permanenza a Stoccolma, la storia prende corpo. E attraverso un alternarsi e un concatenarsi del presente e dei flashback, John ripercorre i 40 anni di vita con il marito, da quando promettente studentessa segue i corsi di letteratura di questo affascinante e carismatico professor Joe Castleman. Lei ama scrivere, ha talento, è profonda nel tratteggiare personaggi e inizia ad affiancare il professore nella stesura dei suoi romanzi, cosa che continua a fare anche quando diventa sua moglie. Una moglie affettuosa che assiste alla gloriosa carriera del suo uomo, rimanendo però nell'ombra e sopportando tutte le menzogne, i tradimenti e soprattutto sacrificando il proprio talento e le proprie ambizioni. Nonostante questo, il rapporto d'amore tra Joe e John appare solido, anche se si è andato strutturando troppo a lungo su un'ambiguità, su un segreto che dura una vita intera. E ora, proprio in uno dei momenti più importanti nella vita di questa coppia, appunto il viaggio a Stoccolma per ricevere il Nobel, riaffiorano i nodi irrisolti del passato che, venendo a galla, finiscono per scombussolare l'equilibrio matrimoniale fino ad un tragico epilogo. Siamo di fronte a un uomo narcisista che omaggia in pubblico la moglie come sua musa, come sostegno irrinunciabile, la lusinga, ma poi sugli aspetti fondamentali non ha il coraggio di affrontare la verità. E Joan, da parte sua, ha comunque consapevolmente accettato e diciamo anche subito il suo ruolo ombra e ha soffocato le sue ambizioni, e quindi, pur essendo
comprensibile la sua ribellione e forse questa avviene troppo tardi. Il film indaga chiaramente sui rapporti di coppia e penso che possa ben rispecchiare la realtà o alcuni aspetti o semplicemente alcune sfumature della vita, delle scelte di tante coppie. È un film certo sull'ambizione, sulla realizzazione di sé, ma soprattutto sul prezzo che siamo disposti a pagare per questo fine, quanto siamo disposti a sacrificare i nostri sogni. È anche un film sul contrasto, diciamo, tra ragione e sentimento. Insomma, sono tanti gli spunti che possiamo trovare e su vari temi potremmo discutere a lungo. Bisogna dire che la storia, che comunque si segue volentieri, scorre però in un certo senso in modo prevedibile ed è soprattutto sostenuta dalla bravura dell'attrice protagonista, Glenn Close, nel ruolo della moglie, e che riesce non solo con le parole ma con le espressioni, a volte semplicemente con lo sguardo, a comunicarci situazioni, sentimenti, sensazioni. Sicuramente un'altra bella prova di questa brava attrice. Tu l'hai visto, Luciano? Sì, sì. Sei d'accordo? Sì, senz'altro. Bene. Bravissima. Allora, mandiamo un'altra canzone. Sì. Ascoltiamo Jordi Savall in E l'amor io no sabía. Ad Istanbul sono vissute e vivono tuttora comunità ebraiche che mantengono un proprio repertorio musicale, contaminato naturalmente dalla tradizione locale turca, e questo pezzo appartiene proprio all'antico repertorio turco sefardita, giunto a noi grazie proprio alla ricerca di questo grande musicista che dicevamo prima, Jordi Savall. Vogliamo precisare una cosa storica, che mentre la Spagna conquistava l'America, i re cattolicissimi cacciavano gli ebrei dalla Spagna. Dalla Spagna. E sì. Invece il sultano ad Istanbul li accoglieva. Quindi questo è una cosa che dobbiamo sottolineare, insieme al fatto che appunto questa musica sefardita, degli ebrei sefarditi, ancora ci ricorda appunto la grandezza del popolo ebraico, il fatto che il popolo ebraico abbia, soprattutto nell'est Europa, abbia costruito le città, abbia costruito i mestieri, abbia diciamo costituito la borghesia e lo sviluppo di questi paesi, sia in Medio Oriente ma soprattutto in Oriente, nei paesi sia balcanici, sia in Russia, sia in Polonia, sia in Ucraina, in questi paesi ha costituito, come dire, la spina dorsale dell'economia di questi paesi e della cultura di questi paesi. Non è un caso che ritroviamo appunto scrittori dappertutto. Nel crollo dell'impero austro-ungarico c'è veramente il picco della cultura ebraica e dei grandi scrittori ebraici. E allora ascoltiamo questo grande musicista. Bene.